Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Senex e oggi signori siamo tornati su eFootball PES 2020. Allora, in questi giorni ho visto un po' di video su YouTube per quanto riguarda i dribbling eccetera eccetera. Sono molto difficili devo dire rispetto a FIFA. Più che altro se ovviamente venite da FIFA e poi andate giocate a PES, è ovvio che vi serve un po' di pratica per quanto riguarda il dribbling eccetera. Quindi andremo a provare contro il PC, che mi sembra una cosa molto più equilibrata da fare. Facciamo un bel super classico, un Boca Juniors contro River Plate. Lo stadio non c'è la bombonera, no? No, vabbè, ovviamente magari c'è nel gioco finale, non c'è qua sulla demo. La lunghezza d'erba facciamo corta stavolta, l'ultima volta mi sembra abbiamo messo lunga. Proviamo la corta, andiamo col calcio d'inizio. Allora eccoci, Boca contro River. Partiamo. Terzini alti, l'ho messo io. Arretramento. Ah no, ci sta dicendo le varie tecniche. Ok. Ecco, vedete che già un po' riesco a farne, però ovviamente devono avere anche un senso, devono essere fatte con un certo criterio, mica così a caso. Intanto attenzione però, grande lancio, peccato, la palla scorre via, non ci arriviamo. Ottimo, la difficoltà ragazzi è quella di base, quindi credo che sia su normale in messa. Allora c'è Martinez, prendiamo palla però, c'è Benedetto. Attenzione. Allora è così. Ecco, vedete che sì, si riescono a fare non... No, brutto questo colpo di testa. Praticamente è tutta una combinazione di L2 più... L, il tasto, la levetta analogica. Quindi non è proprio semplicissimo, perché molte finte si fanno con L in diagonale, L su, L giù, quindi spesso ci si può anche sbagliare. Allora intanto c'è il Boca, Pavon, Carlitos, Benedetto, Carlitos, ancora lui. La finta di tiro che è l'unica che riesco a fare senza problemi. Ma rubano palla, c'è Quintero, attenzione. Perez, scocco, rubiamo ancora palla, grande. Ecco, contro il PC la difesa nostra va bene, contro le squadre umane fa un po' schifo. Però c'è Carlitos, ancora lui, vede il buco Carlitos, troppo lunga. Attenzione, si ferma, prova la finta. No, no, non la prova. Attenzione, prova, un attimo. Ma niente, un po' una mezza schifezza ci è uscita. Però c'è scocco. Ancora il River che cerca la ripartenza. Ecco, devo capire ragazzi come temporeggiare in difesa, perché è molto molto importante. Pavon all'indietro per Buffarini. Non c'è De Rossi, peccato. Lopez, Nandez, Tevez, Pavon. Ancora lui, Pavon, vede sulla fascia Buffarini. 1-2 1-2, 1-2, sì! Di prima, bellissimo! Mamma mia, bello questa azione! Guardate che bello il filtrante! Di prima poi le mette in mezzo di testa, fa la sponda, ma purtroppo Benedetto non ce la fa a metterla dentro. Armani. Martinez, rubiamo palla, Benedetto, forse la difficoltà è un po' troppo bassa, vabbè, ma ci serve da allenamento più che altro ragazzi. Attenzione, il Boca ancora in avanti, attenzione, prova la botta, la spara però fuori dallo stadio praticamente. Finisce il primo tempo 0-0, esibizione. Devo dire ragazzi che è molto difficile per me tenere premuto L2 più L per fare le finte. Mentre con FIFA era la diagonale opposta, era L2 con R. Ecco, viene molto più semplice secondo me. Più che altro, raga, ovviamente è una questione di abitudine come in tutte le cose. Però c'è intanto il River che è in avanti, attenzione, fa scorrere la palla, c'è Angilieri pronto sulla fascia, la mette in mezzo, vediamo. Cerchiamo di fermarlo, non lo fermiamo, attenzione! Proprio all'ultimo, ma non la spaziamo, bravi, complimenti! Oh, mamma mia che filtrante! Che è? Oh, rigore, no? Ma io sono stato arbitro! Ma come, Spuma, che ho fatto?
Guardate anche che belle le divise tutte sporche, i calzettoni. Palacio. Vabbè, dai, ma che cos'è? Dai, che ha pure saltato, non l'ho neanche preso. Arbitro, è supero. Vabbè, comunque, come vuole l'arbitro. Premi Y, quindi quadrato dovrebbe essere Y. Spero. Non ho mai avuto un Xbox, porca miseria. Sulla linea la blocca. Attenzione, Andrada, possiamo ripartire subito. No, che cazzarola di passaggio. Aia, l'ho ripreso male. Ecco, ah no, mizzi, come pare a gol. Scocco, la butta fuori. Ammonito nel frattempo pure Lopez. Grazie signor arbitro, lei è molto umano, devo dire. Ecco, questo magari era più da rosso, ma no quello di prima. Arbitro, ma che cazzo la facciamo? Le cose al contrario facciamo. I rossi li dai i gialli li dai i rossi. Vabbè. Fatto sta che intanto, signori, siamo in 10 pure. E adesso si fa sentire la differenza numerica. E ancora il River in avanti, che però la butta fuori. Non credo sia calcio d'angolo, spero di no. Giusto, giusto. La buttiamo là, guarda, la buttiamo là. Andrada la butta in avanti. Ottimo il passaggio preciso per Zarate. Ma Zarate è quel Zarate lì? Il Zarate laziale, diciamo, Mauro? Maurito Zarate? Non lo so. Però intanto, niente, ancora fermati. Il River sta vivendo un ottimo momento di forma. In questo momento della partita c'è Mas. Mas! Entra in area, fermato. Guardate come siamo schiacciati. Siamo tutti dentro la nostra area di rigore. La prova ancora. Ribattuto di testa, possiamo partire in contropiede. E c'è Benedetto. Fa viaggiare Nandez, che si è costretto a fermarsi. L'allunga, porca. Dai Benedetto, niente. Palla fuori. Siamo al 71esimo. Entra Borré ed esce Scocco. Marcone. Attenzione. Mas per Zarate. Zarate, grande il passaggio. Guardate, attenzione, la prova. Niente, ribattuto. Ancora di testa. Ancora, niente, siamo stati fermati. Che è? Fallo, giusto per noi. Attenzione, oh, vediamo un po' una punizione come si batte. Non l'abbiamo forse mai battuta. Marcone fermato. Vediamo chi la va a battere. E siamo un po' molto lontani, 35 metri. Maurito Zarate, credo che sia, Non so se come FIFA che con L1 si fa il tiro di potenza. Vabbè, no, troppo forte secondo me. Niente, ovviamente ci dobbiamo abituare anche a, per quanto riguarda le punizioni, raga. Cambia tutto, è come se fosse un nuovo gioco completamente. Nonostante lo sport sia sempre lo stesso, ma è completamente diverso proprio il meccanismo, il modo di vivere il gioco stesso. Attenzione, intanto grandissima uscita del portiere, c'è Mas, la va a raccogliere. Ricominciamo da capo. Bravo Mas, complimenti, un'ottima pensata la tua. Montiel esce per Casco. Attenzione qua, pericolo. Ecco, devo capire, ragazzi, come fare praticamente con il temporeggiare con la difesa, diciamo il vecchio L2 con FIFA quando si andava a difendere. Devo scoprire questo tasto. Intanto Zarate, Maurito. Guarda, mamma mia che apertura bellissima. Mamma mia che apertura bellissima. Pavon in mezzo. No, l'ha presa, porca miseria. Di tacco me l'ha toccata con la punta del dito dell'unghio. Ecco, in difesa, raga, facciamo troppo schifo. C'è da dire che famo troppo schifo. Il vantaggio per il River. Mamma mia che scivolata. Benissimo, ripartiamo di nuovo in contropiede. Allarghiamo il gioco per Zarate. Zarate, le finte di Maurito. Vede un buco, lo vede benissimo. Non puoi sbagliare. No, di nuovo, ma sei uno stronzone. Sei, porca miseria. E vabbè, noi cerchiamo sempre il gol della merda, però dai, da là potevamo anche tirare, è un po' anche colpa nostra. Quindi ragazzi, oltre ai vari dribbling e le varie finte, devo andare un attimo a vedere anche un po' la fase difensiva. Diciamo il vecchio tasto quadrato su FIFA è un po' come strattonare, come rallentare l'avversario in corsa. E anche il vecchio L2 sempre su FIFA, ovvero il temporeggiamento quando si è uno contro uno.
Non ho ancora trovato un corrispondente tasto qua su PES. Devo andarmi un attimo a studiare appunto la fase difensiva, oltre che quella offensiva di fantasia. Quindi detto questo, ragazzi, come sempre vi chiedo di lasciare un bel like, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mi raccomando, è molto importante. Andate nelle mie pagine Facebook e Instagram che trovate in descrizione. E noi ci vediamo sempre domani con un nuovo video. Ciao!